Con l'avvocato Ennio Apuzzo, che è storico, che come anche tutti gli altri relatori di questo convegno che apre questo evento Ferdinando II, la tradizione oltre il mondo liberale, insomma, si è documentato, ha studiato, cercato di portare, documentandosi, un altro punto di vista sulla storia del Risorgimento. Prendo una sua dichiarazione. L'attuale situazione di degrado del Sud ha radici più antiche dell'unificazione italiana, perché tutte le rivoluzioni nascono nel 1789, con belle parole ma tristi fatti, e proseguono nelle due Sicilie fino alla completa distruzione di quello Stato. Due Sicilie vantavano primati invidiabili. Ecco, si può partire la tanto discussa, quando si parla di questione meridionale, avvocato Apuzzo. Ecco, la questione meridionale parte proprio da lì, secondo lei, e come si sviluppa? Allora, la questione meridionale è un'invenzione del nord. La questione meridionale non è mai esistita, casomai esisteva una questione settentrionale. Ovviamente con la rivoluzione francese, con le ideologie liberali, bisognava creare il nuovo ordine mondiale. In verità la rivoluzione francese viene istruita già dalla rivoluzione di Cromwell, quando si vogliono distruggere gli anciens régimes, tutti quei regni che dipendevano dal cristianesimo, dal papa, e quindi bisognava creare un nuovo ordine mondiale che non fosse più in nome di Dio, ovvero le leggi oppure le istituzioni create con il Vangelo in mano, bensì in nome del popolo. Con la rivoluzione francese si vuole stravolgere questo principio, e la parola d'ordine dopo la rivoluzione francese sarà cercare di creare un mondo basato sull'economia di sfruttamento, un mondo basato sull'angoscia, un mondo che si nutriva del dolore del popolo. Tant'è vero che dopo la rivoluzione francese, immediatamente questo esercito di professionisti inizia a arrivare a Napoli, dilapida tutto. Tant'è vero che quando il cardinale Ruffo caccerà via i francesi, e anche qui a Torlacca faranno grandi danni i francesi in nome della loro libertà di matrice liberal massonica, faranno 30.000 morti. E come tutte le rivoluzioni, per finanziarsi aveva bisogno di venire a rubare dalle nostre parti. Non è vero che quando il cardinale Ruffo caccerà i francesi, loro nella loro fuga avevano trafugato e avevano 2 chilometri di carri con le nostre ricchezze a noi sottratte. Poi arriveremo, poiché in pratica noi ci troviamo a Torraca, e per Torraca, e soprattutto il Cilento, è famoso rispetto a altre zone perché è passata la storia internazionale per il Cilento. E quindi ecco che noi già abbiamo il 1828 con il canonico Antonio Maria De Luca. Il canonico Antonio Maria De Luca, stessa situazione, perché la rivoluzione, io ricordo che è una sola, inizia nel 1799 e finisce nel 60. La rivoluzione si eredita, perché questa era una rivoluzione di matrice liberale, era una rivoluzione che con la scusa delle belle parole faceva brutti fatti. E quindi ecco che il canonico Antonio Maria De Luca, con un nutrito gruppo di possidenti, quindi ecco, voglio premettere che le rivoluzioni non nascono mai dal popolo, bensì le rivoluzioni le fanno i ricchi per sfruttare i popoli. Questo canonico nel 28, a Bosco, un paese vicino Torraca, cerca di detronizzare quel re che lavorava con il Vangelo in mano. Poi abbiamo il 48, stessa edizione, Cossabile Carducci. Cossabile Carducci per i più è un patriota, però se andiamo a indagare era un personaggio che aveva preso finanziamenti da personaggi loschi, da personaggi che oggi saranno le nuove mafie, le nuove camorre riciclate. E poi abbiamo il personaggio di Pisacane, 1857, vi ricordo, egregi signori, che Pisacane prese soldi da uno dei più grandi massoni, che si chiamava Adriano Lemmi, il fondatore delle logge massoniche della P1, a cui si ispirerà Licio Gelli. Quindi vi ricordo che chi ha fatto l'Italia è colui che si è ispirato a questi principi di matrice non cristiana. Grazie.